Quest'anno sono 30 anni che faccio il cantautore, anzi il cantastorie. 30 anni di vita, canzoni, viaggi, persone, storie, appunto. E ogni sera durante le date di questi concerti qui sul palco dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma incontro persone, amici, colleghi che per un motivo o per l'altro per me sono state o sono importanti. Io sono Daniele Silvestri e questa è Le cose che abbiamo in comune, un video podcast targato Fandango Live. Signore e signori, Peppe Servillo. Qui si sale. Non so se ti è piaciuta questa introduzione. Molto, mi hai fatto un bel regalo perché non vedevo queste immagini da parecchio ed è un ricordo bellissimo. Ora ne parliamo subito, ma prima c'è un titolo, c'è una chiacchierata che è anche un podcast. Il titolo è geniale, come puoi vedere. Ci sono voluti svariati autori per pensare, ma soprattutto la sigla, vorrei che tu sentissi la sigla, vai. Senti. Qua secondo me potresti alzarti e andartene serenamente, capirei. No, a maggior ragione resto, la condivido. Senti un po', parto proprio da quelle immagini, perché pure io devo dire che non l'ho visto questo film, l'ho scoperto mentre curiosavamo insieme ad altri, sapendo che arrivavi, e questo, di questo mi scuso, mi sembra pure una colpa forse. No, ma un po' perché già questo mette insieme un paio di cose importanti che abbiamo in comune. Anzi, avevo pure preparato, forse abbiamo preparato Luca, una griglietta di immagini che poi, se vogliamo, utilizziamo. Ma proprio nelle prime due, intanto perché in questo film di Mimmo Paladino, giusto? Sì, esattamente. Non ti sbirciare le altre adesso. E c'è Lucio, che recita insieme a te. Sì. Ed è già qualcosa che abbiamo in comune, perché insomma, vabbè, tu hai avuto la fortuna di lavorarci proprio, io ho avuto solo quella di poterlo conoscere da quando ero bambino, come ogni tanto mi capita di dire, è stata sicuramente una delle influenze più importanti sulla mia vita, così come credo per te un'altra di cui stiamo per parlare, ma anche Don Chisciotte per me è una cosa fondamentale, questo non lo sa nessuno, anche perché non è di interesse pubblico, però a parte che trovo che ancora adesso sia uno dei libri più belli da leggere, Cervantes, se non vi è capitato. Certamente. Ancora fatelo, e poi perché il mio studio di registrazione di casa si chiama Don Chisciotte perché c'è un'immagine di, c'è una statua di Don Chisciotte che è il più bel regalo che mi ha fatto mio padre nella sua lunga vita di regali, lunga in quanto a regali, me ne ha fatti tanti. Quindi vederti associato a questo mi è sembrato proprio un piccolo punto di perfezione. Ma la cosa che non sapevo è che per me tu sei Caserta, gli Avion Travel sono Caserta, e invece certo. Tu sei nato a Quata Scrivia, ma è un incidente di percorso? Papà lavorava lì, sì, ha vissuto diversi anni in Piemonte, anche in altri posti, un po' per caso, però sono stato 3 anni lì e poi siamo tornati a Caserta, sì. Ed è vero che vivevi proprio davanti alla, cioè che aprivi la finestra di casa e c'avevi la reggia davanti o questo dopo? A Caserta dici? Sì, eravamo vicino alla stazione, la stazione è purtroppo taglia il viale Carlo III che conduce dall'ingresso principale della Reggia verso Napoli e che in origine, forse non molti lo sanno, avrebbe dovuto essere un canale navigabile. Ah. Dalle parti mie un canale navigabile avrebbe potuto essere una cosa positiva, ma anche altro. Però secondo me sarebbe stata una cosa molto bella, secondo il progetto Vanvitelliano. Affascinante anche questo. Però sì. Mi chiedo se Caserta ha influito sul modo in cui siete cresciuti, tu, tuo fratello, ma anche i miei compagni, certo. Stesso. Beh, sicuramente ha influito, ovviamente nel bene e nel male, però si sa che la provincia dove ti toglie ti dà anche l'occasione per imparare a costruire da te qualcosa, ed è quello che
tutta la mia generazione ha fatto, però di questo non è che io me ne faccio un vanto, penso che sia una cosa comune a tante città di provincia, soprattutto nel periodo in cui noi eravamo adolescenti, quindi parliamo degli anni 70, quindi penso appunto a Mario Tronco, penso a mio fratello, ai miei fratelli, e penso a Francesco Piccolo, cioè a tanti che in una città dove purtroppo in quegli anni non esisteva una sala cinematografica, non esisteva un teatro, una biblioteca pubblica, esistevano altre cose, era difficile. Infatti, ma com'è successo che almeno due della famiglia, ma magari pure altri, avessero, cioè, e poi penso pure a che cosa pensavano i tuoi genitori, mentre i vostri genitori che crescevano, uno che voleva fare l'attore, un altro che voleva fare il erano cantante. Un po' preoccupati. No, però in realtà la mia famiglia è originaria di Afragola, un paese riccio Bol. Sì. E tutta la famiglia, compresi i miei zii, era una famiglia di spettatori, cioè gente che fin dalla più tenera età ha coltivato il gusto di andare a teatro, di andare all'opera, e quindi noi siamo cresciuti in un ambiente dove in maniera rituale ci si metteva davanti anche al televisore o si andava al cinema o a teatro, quindi come un appuntamento periodico, e questo chiaramente ci ha favorito. Direi proprio di sì. Ma come nascono gli Avion invece esattamente? E quando? A scuola, nell'80, eravamo assieme in classe io, Mario, Tronco e Peppe D'Argenzio. Fammelo vedere un attimo, Mario, Tronco, ce lo dovremmo avere, no? Perché insomma, sì, alla fine era lì a sinistra. È pure Mario una cosa in comune, mi è capitato di lavorarci un po'. Con l'orchestra di Piazza Vittorio. E abbiamo cominciato a suonare assieme. E piano piano poi il gruppo si è esteso, poi c'è stato questo magnifico incontro con Fausto, che era più grande di noi e che aveva già una piccola carriera alle spalle, uno studio di registrazione, e che ci ha... Sì, qua ci volevo arrivare dopo, ma ci ha cresciuto. Ci ha nominato. Sì. Con Son Fausto potremmo fare, non lo so, 700 puntate, credo, sì, di questo podcast, e non solo con te. Credo, sì, che sia, a parte una delle persone forse più divertenti che abbia conosciuto, ma con un divertimento tutto suo, a volte anche con una cattiveria dentro che mi piaceva un sacco, e con un talento straordinario, e forse anche con uno dei primi che ha cominciato a sperimentare pure sull'utilizzo del suo strumento, rendendolo teatrale anche lui, no? In maniera... Aveva stile, era molto personale nel suono, aveva stile. Però era anche uno che mentre suonava delle cose, questo mi permetto di dirlo io come esempio, mentre suonava delle cose di anche di grande difficoltà dal mio punto di vista, comunque molto raffinate, era capace di girarsi e guardando, non lo so, il batterista dirgli: hai fatto bonifico? Ah sì, certo. queste cose qui di Fausto. Oppure la frase che tu dici spesso qual è? Quando lui parla del chitarrista, so che la citi questa frase. Ah, beh, sì, lui l'attribuiva a Segovia, cioè i chitarristi passano metà della vita ad accordare la chitarra e l'altra metà a suonare con la chitarra scordata. Che mi sembra abbastanza perfetto. E so anche che quando siete andati a fare, ma forse è successo in più posti, quando eravate, credo, in Unione Sovietica a un certo punto a fare dei concerti, ma l'esempio è perché so che là si mangiava particolarmente male, e che lui tendeva a dire... Ah sì, lui attribuì al gruppo il nome di Piccola Orchestra, che potrebbe sembrare anche presuntuoso, ma in realtà era nato in una situazione comica, perché era l'88, era ancora Unione Sovietica, ed eravamo in questo supposto grande albergo di lusso, dove in realtà molti di noi avevano difficoltà a nutrirsi. E lui ci disse, quella sera a tavola, disse: voglio, se non mangiate e non vi mangiate sta roba qua, vuol dire che non siete un'orchestra internazionale, perché l'orchestra internazionale stanno a mangiare tutte cose. E quindi fu messo quel nome di Piccola Orchestra davanti alla via Trave, cercando in questo modo di acquisire questa dignità. Era una critica, insomma, quell'essere di Piccola Orchestra. Assolutamente, assolutamente.
Vabbè, personalmente ritengo da tanto tempo, e forse dopo in qualche modo cercherò di renderne atto e giustizia, o forse farò il contrario, però io sono convinto che gli Avian Travel abbiano scritto una pagina veramente grande della musica di questo paese, sia per l'approccio musicale che appunto per il modo che ha così tanto a che fare col teatro, che è particolarmente tuo, ma che con la band, diciamo, ha decisamente sposato, certo, in pieno, tanto da che è successo come con nessun altro ospite, che nel domandarci cosa fare dopo, cosa suonare insieme, avevamo non sapevamo scelte proprio dove, cosa scegliere, ne avremmo fatte 800. Però tornando un attimo a quelle immaginette, allora poi c'è Paolo, anche Paolo Conte, che per me è pure altro fondamentale, e con cui voi avete avuto la fortuna di lavorare a un certo punto proprio insieme, no? Con sì, quel disco. Lui è stato in modo generoso, è stato complice del disco Dance on Metropoli, che è un disco che realizzammo con Fausto nel 2007, nel momento in cui il gruppo si era anche in qualche modo diviso, ed eravamo in particolare degli Avian, io, Fausto e Mimì, e Fausto, con una sua produzione artistica, per così dire, riarrangiò tutti i brani di Paolo Conte. Alcuni lui ci consentì anche di tradurli in napoletano, anche se lui poi ha scritto in napoletano. Ed è stato un disco anche molto fortunato, cioè che facemmo una lunghissima tournée, un disco fortunato presso il pubblico che lo riconobbe, che lo riconosce ancora adesso. E ripeto, lui fu molto generoso e era molto incuriosito da grande provinciale, nel senso più nobile della parola, di questo gruppo che, e in realtà la separazione la vivemmo proprio nel momento in cui realizzavamo il disco. Sì, e quindi questa cosa fu molto dolorosa, e contemporaneamente però vivevamo anche questa grande emozione. E lui, per questo dico io, fu estremamente generoso con noi, perché avrebbe anche potuto dire che il progetto non era più quello ma fammi capire, perché questo non lo sapevo. È proprio successo durante? Sì, più o meno durante. In realtà alcuni brani li arrangiamo in sei e poi altri li arrangiamo in tre. Che poi non ti ho mai chiesto esattamente come è successa questa separazione, ma come tutte le separazioni a volte è più triste raccontarne i motivi, o magari sono talmente... Ci sono ovviamente tante ragioni, ci possono essere tante ragioni umane e anche tante ragioni artistiche, perché poi io ti ringrazio delle belle parole che tu hai detto sugli Avio, non voglio sembrare troppo serio stasera. È colpa mia. Però è stata un'esperienza umana ricca, abbiamo costruito qualcosa insieme in un posto che era abbastanza deserto, e questo è stato molto bello, interessante. È vero che a un certo punto le cose che scrivevamo non ci piacevano più, non le condividevamo più gli uni con gli altri, e oggi mi succede invece di andare a risentire cose che non abbiamo mai pubblicato e di apprezzarle. Porca vacca, ma pubblichiamole. Ed è pur vero che molti di noi difficilmente riescono a scrivere cose nuove. Io infatti apprezzo molto questa tua continuità, che mette in scena anche con tutte queste repliche, perché poi la replica è approfondimento, non è fare cose diverse. Pur facendo cose diverse si approfondisce la stessa cosa sulla quale si lavora tutta una vita, e questo è molto interessante, che poi fa parte del nostro mestiere. Fa parte del nostro, ma fa parte di più di quello del teatrante, no? E questo a me piaceva molto, mi attraeva di questa cosa, di questa ripetitività, il fatto di fare veramente repliche, che per un attore di teatro è molto più facile che succeda, sì, mentre per chi fa concerti meno, ovviamente. In realtà io dentro ci ho sempre visto il vantaggio, non la parte impiegatizia, ma semmai appunto il fatto che ogni sera scopri una cosa in più, ogni sera riesci a entrare in un particolare che prima assolutamente non avevi notato e non avevi visto. Io ho avuto la fortuna di fare un testo di Edoardo con mio fratello, e abbiamo fatto
tante, tante repliche per 3 anni consecutivamente. Sì, e quella è stata per me una grande occasione di crescita. Anche perché il pubblico che cambia, e cambiando il pubblico, inevitabilmente, se tu nel tuo lavoro hai una relazione con il pubblico, cambia quello che fai. Poi gli italiani sono tutti diversi. Se tu hai la fortuna di lavorare in vari posti del paese, anche molto distanti tra loro, gli italiani su una cosa vanno d'accordo, un magnà. Poi sul resto siamo tutti diversi. Lì dove gli italiani piangono, altri ridono. C'è un cinismo, un certo tipo di cinismo a una latitudine ed un altro. Quindi questo fa sì che il testo venga percepito in alcuni aspetti e in altri no, mentre invece altrove la gente ride. I siciliani, per esempio, sono molto seri. E allora tu pensi che quando stai lavorando presso un pubblico siciliano, in teatro anche, forse succederà anche nella musica, però nella musica è diverso, pensi che lo spettacolo non piaccia, perché non c'è nessuna reattività, perché il popolo siciliano è, nel senso più nobile della parola, tragico. E quindi non rira, non si apre, ha paura, ha pudore e non si apre, mentre invece all'Abola, pure troppo. Certo, certo. Quindi è proprio, infatti, i genovesi. Testimonio proprio la stessa identica cosa che stai raccontando. Il siciliano a volte, finito lo spettacolo, viene a dirti delle cose meravigliose e non l'hai visto serio tutto il tempo. Sì. Il napoletano che ha riso come un pazzo, che chiavi che spettacolo. Sì, oppure alla fine poi diciamo bravo, ridendo. Ciao. Sì, ridendo. Sta già altrove. Edoardo, l'avevamo messo fra le cose in comune? L'abbiamo messo. Sai perché l'abbiamo messo in questo caso? Perché lì non ho proprio avuto nessuna fortuna. Però quello che hai appena raccontato è l'occasione per nominare non tanto Edoardo quanto il teatro Edoardo De Filippo. Perché alla fine ti ho infilato pure a te e mai subito hai detto di sì dentro questo comitato che sta cercando di salvare il teatro Edoardo De Filippo, e con lui uno studentato di 400 posti e l'officina di alta formazione Pierpaolo Pasolini. Stiamo parlando di un luogo, lo dico per quelli che non lo sanno, ma preferisco dirlo una volta in più che nemmeno, un posto che sta a pochi metri da qua, dall'altra parte del Tevere, davanti alla Farnesina, un luogo che funziona da tanti anni molto bene, che fornisce non solo gratuitamente una scuola di altissimo livello per chi vuole fare mestieri simili al nostro, ma non solo, ma che ha anche questo teatro, che è uno spazio moderno, non dovete pensare a un edificio rinascimentale del teatro all'italiana, non è questo il punto, è che si chiama Edoardo De Filippo perché Edoardo ci ha insegnato, era il laboratorio teatrale legato al teatro anche dell'Ateneo, ci hanno lavorato Peter Brook, Grotowski, e da anni fornisce spettacoli gratuiti, bellissimi, sempre diversi, sempre, ed è uno spazio fra l'altro molto malleabile, molto moderno. Tutto questo stiamo per perderlo, volevo dirvelo perché se non lo sappiamo è sicuro che succede, se lo sappiamo e non facciamo niente è sicuro che succede, ma se lo sappiamo, ci informiamo, teniamo alta l'attenzione, rompiamo pure un po' i coglioni, magari riusciamo a fermarlo questo scempio. Scusate, ho finito sull'argomento, ma ci stava. Sottoscrivo. Tornando al volo alla separazione, io mi chiedo, ma com'è potuto succedere che uno come Mario Tronco alle tastiere e poi si è ritrovato a suonare con, come si chiama quello che ci avete adesso che suona, eccolo qua, Duilio Galioto. Duilio è un componente stabile dell'orchestra di Piazza Vittorio e poi di Gliario Entrave, e quello ce l'abbiamo proprio in comune davvero tanto, come ci abbiamo avuto in comune per tantissimi tempi una signora che si intitola Antonella Bubba. Adesso Bubba. Su questo vi risparmiamo forse i racconti, però tutti pensavano che si chiamasse Bubba in realtà, solamente invece Antonella pensano Bubba. E non vi raccontiamo Antonella Bubba se non che ci ha portato in giro entrambi, agli Entrave, a me come tour manager, diciamo, come agenzia, però vi chiediamo questo, sì, un applauso, posso chiederlo io? Perché Antonella io personalmente gli devo un sacco e gli voglio un sacco di bene, sta bene, nonostante sta benissimo, però ci tenevo. Poi a riapri tutto, adesso ci siamo, fra poco ci salutiamo, io ci ho messo ancora un'immagine,
sì, che l'ha sfinato a destra. Lui ha scritto canzoni, lo sai, no? Fra l'altro. Il cantacronache. Stiamo parlando di Italo Calvino, perché un'altra cosa che ho letto è che è un altro riferimento, giusto, tuo, in qualche modo, letterario? Beh, guarda, nella mia vita più volte l'ho incontrato, non di persona, ovviamente. Intanto lui era, la sua famiglia era di Sanremo. Ah sì, certo. Lui è nato a Cuba perché... Capito, eravamo? Papà, lo sapeva, Ramon. Lui è nato a Cuba e forse a Santiago è nato. Beh, insomma, l'ho incontrato diverse volte perché il disco più importante degli Amen si chiama Opla, perché in quel periodo io leggevo le lezioni americane, c'è cioè la lezione sulla leggerezza, che è una lezione che lui dà sul mestiere di scrivere, ma che secondo me riguarda tanti altri ambiti. E poi l'anno scorso ho letto le novelle di Marco Valdo, Le stagioni in città, per Book City, al Teatro Gerolamo a Milano, che è un teatro piccolissimo che permette agli attori, credo anche ai musicisti, di suonare assolutamente in acustico, ed è un teatro all'italiana. Molto molto piccolo, bellissimo, e insomma è un'occasione che gli devo e che sto portando ancora in giro. Bello. Adesso. E poi pochi giorni fa mi hanno chiesto di leggere le lezioni americane in un convegno a Milano, dove però in realtà il convegno parlava di gestione dei dati, delle banche dati all'interno delle imprese. Che non c'è capito niente. Oddio. Sembrava una chiusura, ma invece è saltata la corrente. È saltato tutto al momento giusto, ma... Come ho fatto quel gesto? Mo ci vorrà un po'. Io ve l'avevo detto che la serata era lunga, non pensavo così tanto, però... Qua l'attore bravo riesce a timbrare e arrivare anche in cima, eventualmente, ma non sono io. È tornato? Vabbè, io c'avevo un'ultima... Mi sentite? Quindi già hanno riavviato lì. Qualcosa, no? Si sente nei monitor, non fuori? Si sente solo qua. Vabbè, piano piano, arriverà tutto. Un secondo. Vabbè, intanto che ha fatto la Roma? Perso, sì, quello immagino, ma quanto? 1-0. Tu tifi Napoli, no? Io tifo Napoli, sì. Seriamente? Sì. Ok. Sì. Da bambino ho avuto anche la fortuna di veder giocare non solo Maradona, ho visto giocare Vinicio, Clerici, Braglia, un grande Napoli negli anni 70 che arrivò terzo, secondo. No, mi sa che non sento. Ma voi sapete perché c'è il ciuccio nel simbolo del Napoli? Non ci sentono ancora, lo credo. Voi sapete perché? È l'unico modo. Nella bandiera c'è il ciuccio perché in origine c'era il cavallo, come la Ferrari. Stiamo parlando del Napoli, la bandiera del Napoli. Si era verso l'inizio. Poi mi hanno detto che il Napoli perdeva sempre, e a un certo punto i tifosi stessi hanno detto: ma questo non è un cavallo, questo è un ciuccio! E da allora è rimasto il ciuccio. Bello. Che è un animale meraviglioso. Ah, è tornata? Ora si sente. Ditemi quante cose sono tornate, per esempio, abbiamo ancora il abbiamo già il video che è ripartito, tutto quanto? Vabbè, intanto vi va di fare un applauso ai tecnici, ora ne hanno bisogno. Io direi che la chiacchierata era ampiamente finita. C'avevo una cosa che ti volevo far vedere, che non so se sicuramente l'hai vista, perché pensavo di chiudere salutando Fausto, perché alla fine abbiamo parlato un po' di Fausto, mia sorella, che nel frattempo non c'è più, e non è proprio un vuoto così irrilevante, anzi. E siccome avremmo parlato anche di Tony, di tuo fratello, non lo so, ma è andata bene così, però c'era questa cosa, ce l'hai quel filmato in cui le due cose si mettono insieme in qualche modo? Non so se l'hai visto. Lui che partì ma pace suona.
ci dicemmo mai perché. Bocca cavasa non bonna, non so sti bocca, voi ne. Pure ti chiama e non risponde. Per salutare Fausto, in realtà mia sorella, pure per dire che siete una famiglia niente male. Signore e signori, Peppe Servillo. Questa canzone, e dirvelo, questa canzone fu, allora, la musica era già stata composta, però avevano scritto un testo che era molto simile ad un'altra canzone napoletana che è Ma son briacate sole. Qualcuno la conosce? No, purtroppo è il senato problema. E quindi niente, la tennero nel cassetto. Poi a un certo punto il paroliere litigò fortemente con la moglie. Veramente? Passò, sì. E quando rifecero pace, finalmente gli scrisse questa canzone, devo dire. Gli è venuta bene. Gli è venuta molto bene. Lo rifaccio, signori, Peppe Servillo. Adesso ci sta veramente male, ma c'è la sigla, anche a chiusura. Grazie Peppe. A te. E mo vengono i guai.